120 pubblicazioni scientifiche internazionali, più di 300 ricercatori e borsisti coinvolti, oltre 11 milioni di euro raccolti per la ricerca che ha prodotto fondamentali sviluppi nella cura dei tumori, approcci terapeutici innovativi per la leucemia, l'individuazione di interventi immunoterapeutici efficaci. Con questi numeri la Fondazione Ricerca Molinette Onlus ha presentato il bilancio dei primi 10 anni di attività e le prospettive di ricerca per il futuro che a partire dai risultati in ambito oncologico ora si estendono a nuovi ambiti della ricerca biomedica applicata. 10 anni sono passati, come vedete i prossimi 10 anni anche tra le difficoltà finanziarie che ci sono oggi? Ma sicuramente saranno 10 anni difficili, però anche quelli passati non sono stati proprio semplicissimi, quindi siamo convinti, abbiamo avuto anche moltissimi donatori privati, al di là delle grandi istituzioni bancarie, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, ma anche tantissimi privati cittadini che col 5 per 1000 ci hanno beneficato, lasciti, donazioni, testamenti, quindi noi siamo comunque confidenti che riusciremo a fare qualcosa di buono anche nei prossimi 10 anni. Per i 10 anni di lavoro, l'omaggio da parte di uno dei designer più conosciuti a livello internazionale, Paolo Pininfarina, ha prestato il suo genio creativo disegnando il nuovo logo della Fondazione, che rinnova l'immagine della Onlus rappresentando un'identità unica in Italia, in cui convivono in una sola struttura l'area clinica e i laboratori di ricerca. E quindi nell'ideare questo logo a cosa si è ispirato? Dunque, intanto esaltare appunto la parola Molinette, che è quella che sul territorio rende proprio famoso l'ospedale, come dicevo, la sua qualità, il suo prestigio. Poi anche puntare su un'immagine che sia espressione della ricerca, dell'innovazione e su un colore che sia il verde, che sia espressione di speranza, di futuro.